Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, sono particolarmente stanco perché stanotte è stata una nottata insonne, infatti ho due occhi, sembra mi sia fatto un trombone, una canna, ma in realtà non è così, ho soltanto dormito poco. Dunque ragazzi, oggi vi parlo di come ci si allena in bicicletta quando si ha poco tempo e purtroppo io ne so qualcosa, io ho pochissimo tempo per allenarmi. Da che mi è nata la bambina, si sa, quando succedono queste bellissime cose la vita viene completamente stravolta. Se prima la mia vita era piatta, diciamo organizzata, metodica, con giorni dedicati agli allenamenti in piscina, in bicicletta, a corsa, in palestra, ora è completamente avvolta dal caos. È molto difficile infatti per me trovare il tempo per allenarmi e quando mi alleno a volte ho davvero poco tempo, quindi sono costretto a fare anche giri molto corti, però d'altronde questa è la vita, è una fase e come tutte le cose della vita va accettata. Oggi però ragazzi voglio darvi alcuni consigli in base alla mia esperienza di neobabbo che mi ha portato a trovare il tempo per allenarmi anche laddove sembra non ci sia. Quindi ragazzi, via con la sigla! Non abbiamo una sigla? Ah vabbè, quindi ragazzi, niente sigla. Allora, banda alle ciance. La prima cosa che dovete fare quando avete pochissimo tempo, o perché lavorate molto, o perché come me avete da fare in casa perché è nata una bambina, dovete dare una mano anche alla mamma, eccetera, la prima cosa da fare è organizzare tutto il vostro materiale per l'uscita almeno la sera prima. Cioè, se voi sapete che il giorno X avete a disposizione un paio d'ore per uscire in bicicletta, dovete preparare il tutto almeno il giorno prima. In questo modo, quando arriverete a montare in bicicletta, avrete già tutto pronto. Questo che vuol dire? Vuol dire che se ad esempio non volete perdere il tempo che dal lavoro vi riporta a casa, potete addirittura mettere la vostra bicicletta in macchina, preparare una borsa con tutto l'occorrente. Io ad esempio uso questa. Questa borsa qua è della Kitbricks, eccola qua. È una borsa studiata per la Royal Air Force britannica, è tutta fatta in Unione Europea, questo è un progetto, un brevetto inglese, la spediscono in 2 settimane e vi assicuro che è bellissima perché è impermeabile, è molto resistente e appunto se va bene per la Royal Air Force andrà bene anche per un bischero come il sottoscritto che deve andare in bicicletta. Detto questo ragazzi, organizzate tutto il giorno prima, magari come faccio io, mettendo tutto dentro in una borsa o portandola in macchina, inserendo in macchina la bicicletta, oppure preparando tutto a casa con la bicicletta già pronta e la roba già dentro la borsa. Io uso sempre questa tattica, cioè preparo tutto la sera prima in modo che il giorno dopo sia tutto pronto. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che è fondamentale, dovete sempre avere un piano B, perché può capitare, soprattutto quando abbiamo giornate molto intense e io ne so qualcosa, dovete avere sempre pronto un piano B. Ad esempio, volete andare in bicicletta, avete preparato tutto come si è detto prima, ma piove, le cose sono due. O si fanno, ad esempio, i rulli, oppure un altro piano B potrebbe essere quello di dire, beh, ho 2 ore, vado in palestra. Insomma, cercate, anche se avete una vita caotica come la mia, di trovare un minimo di organizzazione. Quindi, si prepara tutta l'occorrente il giorno prima. Se il giorno dell'allenamento un evento imprevisto, imprevedibile, va a scombinarci i piani, dobbiamo aver già preparato un piano B, che può essere ad esempio rulli, una corsa o addirittura si va in palestra. Il terzo ed ultimo consiglio che voglio darvi è secondo me quello più importante, quello che dobbiamo sempre tenere di conto, non soltanto quando abbiamo poco tempo per allenarci, ma direi sempre, ovvero quello di pensare a divertirci. Già abbiamo poco tempo per allenarci, già ci alleniamo poco, almeno quando lo facciamo divertiamoci. Lasciamo stare le tabelle, lasciamo stare il chilometraggio, lasciamo stare anche Strava. Godiamoci l'uscita in bicicletta, riassaporiamo la voglia di pedalare, magari in una bella giornata in campagna, ma se davvero avete poco tempo, se davvero non riuscite ad allenarvi con costanza perché la vita vi impegna troppo, quando uscite in bicicletta, quando andate a correre, quando andate a nuotare, quando andate a fare il lancio del coriandolo controvento, pensate a divertirvi. Tanto diciamocelo, se voi state ascoltando il sottoscritto, il Tour de France e il Giro d'Italia, mi dispiace per voi, ma non lo vincerete mai, ma nemmeno io. Quindi, quando andate in bicicletta, quando andate a pedalare, perché magari riuscite a trovare in una settimana un giorno o due, fatelo divertendovi. Quando poi sarete pensionati, che potrete godere appieno della vostra
giornata, allora a quel punto potremmo anche pensare a come allenarci tutti i giorni. Però finché vivete come sto vivendo io, in questo stato caotico di impegni, di imprevisti, quando io esco in bicicletta penso soltanto a divertirmi. Bene ragazzi, a questo punto direi che è tutto, spero che questi tre piccoli consigli vi siano utili, per me lo sono stati, è una piccola esperienza che voglio condividere con voi. Noi ci vediamo al prossimo video, se avete altri consigli da darmi sono tutto orecchie, ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, divertitevi e alla prossima, ciao!